Salve a tutti ragazzi, allora ho deciso di mostrare della remastered di Assassin's Creed Rogue esclusivamente, diciamo, quattro sfide principali che sarebbero la lotta con delle navi leggendarie che ritengo abbastanza impegnativa e anche molto bella da vedere e insomma vi mostrerò come l'ho superata io, se sempre ammesso che riesca a superarle. Ovviamente, prima di approcciarci verso questa sfida, vi consiglio di aver già giocato il gioco, quindi di masticare molto bene il sistema di combattimento della nave e di aver già potenziato, io vi consiglio tutto o perlomeno lo scafo corazzato, avere tutti i cannoni, la forza delle palle di cannone anche, i colpi esplosivi, il mortaio assolutamente sì. Insomma, più potenziata sarà la nave e più probabilità di successo avrete. Una cosa che può non servire, per esempio, l'olio incendiario, almeno io non credo di usarlo, ma per il resto cercate di potenziare tutto. Un'altra cosa che può non servire è l'arpionare, ma tanto vi servirà per altro nel gioco, quindi alla fine, volendo o nolendo, comunque si andrà a potenziare la Morrigan, che è la nave di Sheikhorn. Allora, adesso andiamo a vedere subito, sinceramente, che succede. C'è un bug, un simpaticissimo bug. No, ecco, sono riuscito a mettermi al timone. Andiamo a vedere, ho preso a caso questa nave qui che nemmeno mi ricordo quale sia. Le altre due sono là, la terza mi pare è la quarta, dicevo, è la più difficile di tutte, che poi ce la rende sbloccata non appena si superano queste tre. Niente, andiamo a vedere che cosa ci aspetta. Andiamo a vedere perché sinceramente mi restano solo trofei rognosetti. È arrivata a questo punto, è meglio che le alterno. Volevo farle per ultimo le navi leggendarie, però sinceramente mi stanno annoiando gli altri trofei. Quindi vedo di alternarle un po'. Ne approfitto per, ecco qua, battaglia leggendaria. Partecipa a una battaglia leggendaria. Difficoltà, questa è 4 di 5. Attenzione, ricordo avanzato, si raccomanda la sincronizzazione completa. Gli inglesi hanno posizionato un blocco sulla costa francese, mentre i francesi accumulano navi per invadere la Scozia, sparpagliate a causa del brutto tempo. Le due forze si scontrano, culminando in una battaglia che avrà drastiche ripercussioni sulla guerra dei 7 anni. Allora possiamo andarcene oppure partecipare. Noi ci proviamo. Battaglia della Baia di Quiberon, se l'ho letto bene. Partecipiamo. Dicevo, ne approfitto per salutare un mio amico, Andrea Politi. Ciao, che mi segue sempre, gli avevo sempre detto ti saluto, ti saluto, ti saluto, poi per una ragione o per un'altra mi dimentico. Andrea, ti dedico l'abbattimento di questa nave, ammesso che ci riesco. Però anziché una nave io qua vedo una flotta intera. Allora, ah, La flotta francese, capitano! ecco, abbiamo degli alleati. Affonda, vediamo un attimo, niente mappa, volevi. Brulante! È un'imboscata! Ecco, perché sono Fatevi passati avvicinare! dietro? Truppe Perché da quelle abbiamo torri! dei brulotti. Cannoniera! Battono bandiera francese! Hanno Sono l'imboscata! cacchi. Allora, cominciamo ad usare il mortaio. Fuoco! Perché? Allora, cominciamo a toglierci anche Pronti i al brulotti se fuoco! riusciamo. I brulotti che cosa sono? Sono questi piccoli cannoniere invuocate che, se ci toccano, purtroppo. Aspetta, cominciamo a riversare un po' di olio incendiario perché sennò queste ci arrivano da dietro e effettivamente vai col colpo laterale, ecco, ci danneggiano. Poi purtroppo non ho capito, mi sono andato a trovare in mezzo. Potremmo affondarla da
qualche colpo ben assestato. Io qui non so se potrò rigenerarmi. Aspettate, mi devo togliere di qua perché ci siamo, mi stanno già togliendo una data di vita. Sinceramente, la battaglia, questa credo sia una sorta di entrata. La battaglia vera e propria contro la nave leggendaria non è ancora avvenuta. Allora, vediamo di usare. Non lo so se colpisco pure gli alleati, ma una cosa è sicura. Allora, i brulotti li abbiamo eliminati. Che sia quella la nave leggendaria, non saprei. No, c'è ancora un brulotto. Vediamo se riesco a sbarazzarmene. Mirato, vediamo se riesco a dirigere il mortaio. Il mortaio sarebbe una cascata molto potente sulla... Aspetta, devo togliermi perché il mortaio ce l'ha. Ma questa forse è la nave leggendaria. Può essere. Sì, perché la vedo molto forte. Ah, la formidabile, sì, è lei. Allora, vediamo il suo approccio, perché a quanto ho capito anche lei ha un mortaio. Allora, una volta che siamo, diciamo, potenziati, ecco qua, un pochettino di mortaio e un pochettino di cannone normale e di colpi ben assestati, dovremmo riuscire a togliercela dalle scatole. Cavolo, sei veloce però. Cavolo, sei veloce. Aspetta, aspetta, vediamo anche i brulotti, vediamo se ci sono i brulotti che a quanto ho capito tornano all'infinito. Allora, finché mi pregano. Allora, vediamo se riesco a dirigere il mortaio là. Se finisco i colpi di mortaio sono... Cavoli. Vai con l'olio incendiario, così mi toglievo l'ultimo brulotto, però ancora ci sta. Dai, con i colpi mirati. Dai che ce l'abbiamo quasi, dico quasi. Vai con i colpi, vai con i colpi. Ovviamente deve squillarmi il cellulare proprio nel bel mezzo della battaglia leggendaria, mi sembra anche evidente. Allora riprendiamo, perché sinceramente, ok, forse l'abbiamo abbattuta. Sì, l'abbiamo sconfitta, forse la formidabile, mi pare che era la prima battaglia leggendaria. Ecco qua, purtroppo queste navi non si possono conquistare e quindi è andata. Allora, non è, come avete visto, non è proprio impossibile. Una volta potenziata la nave, l'unica cosa, bisogna stare attenti. La tattica 20.000, ci ha dato pure 20.000, la tattica che consiglio di usare è di usare appunto il fuoco di mortaio, ecco qua, da lontano, e niente, poi destreggiarsi con gli altri comandi della nave, che chiaramente imparerete. E come potete vedere, una volta potenziata anche la corazza della nave, se siete, insomma, ce l'ho fatta quasi con mezza vita, ecco, ora mi si rigenera. Fra una battaglia e l'altra chiaramente andate a rifornirvi, e questo è tutto. Alla prossima, ciao raga.